In Frizzi, sono tornato. Che cacchio succede qua? In Frizzi, che hai combinato? Mannaggia a te, ma guarda che casino che hai fatto. Mo chi pulisce? Ma che. No, 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 dove stai? Dove stai scappando? Fermo, in Frizzi, non scappare! Non scappare, in Frizzi, torna subito qui! Torna subito qui! Mannaggia a te, mannaggia, mo come ti riporto dentro? Ma porca miseria, porca miseria, porca miseria. E adesso? Ma guarda che casino che hai combinato. In Frizzi, torna subito qui! In Frizzi! Signorino, lei. No, 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 in Frizzi, non morire! Non morire, in Frizzi! Non morire, in Frizzi! Resta con me, resta con me. Come faccio adesso? Se chiudo l'acqua, quello muore. Ah, accidenti a te, in Frizzi! E salve a tutti e bentornati all'angolo della risata, l'unica rubrica che porta qui su YouTube, barzellette di altissimo livello. Iniziamo subito con la prima barzelletta della giornata dopo che Infrizzi è scappato. Allora, un bambino torna da scuola tutto speranzoso. Mamma, mamma, se a scuola avessi preso un 10 mi regaleresti un tandem? Volentieri, risponde la mamma tutta contenta. Bene, allora andiamo a comprare una bicicletta normale. Ho preso 5. Passiamo quindi alla seconda barzelletta della giornata. Due ragazze si incontrano. Ehi, chiede la prima, perché trascini quel grosso masso? Perché è più facile che spingerlo. Passiamo quindi alla terza barzelletta della giornata. Al ristorante un tale chiama il cameriere e dice: cameriere, ma quanto tempo devo aspettare per avere la mia pasta? La pasta è a metà cottura. E allora mi porti la metà già cotta. E barzelletta bonus della giornata. Sono stanco di stare tutto il giorno sui libri, protesta il figlio con la madre. Perché non posso avere anch'io un paio di pantofole come tutti i miei amici? Grazie a tutti per avermi seguito anche in questo nuovo episodio dell'Angolo della Risata. Vi ricordo che se volete essere aggiunti al pubblico sotto forma di villager intrappolato in questa teca di vetro, basta che mi scrivate un commento con il vostro nick e io vi aggiungerò e sostituirò piano piano tutti questi creeper. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e vi ricordo che questo episodio esce ogni mercoledì alle 15, quindi non mancate l'appuntamento. Ciao a tutti. Allora, Infrizzi, hai pulito? Bene, bene, hai pulito, Infrizzi. È di nuovo scappato di casa? Oh, ma questa non te la faccio passare liscia, signorino. Vedrai quando torni. Vedrai.